sono la Terra. Sono un gigantesco organismo. Sono un sistema vivente di enorme complessità. Ogni creatura che soffre crea dolore nell'intero sistema. E ogni creatura che sviluppa consapevolezza aumenta la coscienza del tutto. Io parlo. Io parlo con il riflesso delle acque. Ma molti uomini si sono staccati da me. Hanno perso il contatto profondo con l'unità della bellezza, cose semplici. Questa parte staccata, come un cancro, che si sviluppa senza più contatto con l'unità del tutto. Non provano più il piacere di esistere. Devastazione. Questa realtà, così innaturale e violenta, prendete coscienza di voi stessi e del vostro potere creativo di cambiare le cose. Ascoltate il cuore profondo del vostro essere. Ha portato guerra. Sono sensibili all'ingiustizia e sostengono i valori della pace e dei diritti umani. Sperimentano nuovi modi di vivere, più sostenibili e consapevoli. Sono chiamati creativi culturali, perché spontaneamente stanno creando una nuova cultura. In ogni parte del mondo sentono la terra e il suo odore, su cui reggerà questa nostra civiltà. Il paradigma è uno schema collettivo di interpretazione della realtà, un modello del mondo che può condizionare il modo di vivere e di pensare di milioni di persone, in modo positivo o negativo. Finora la nostra civiltà è stata retta da un paradigma dicotomico, su un modello che ha separato il corpo dalla mente, che ha separato la materia dalla coscienza, che ha generato una scienza senza profondità, materialista, che ha portato a questa nostra civiltà altamente tecnologica e informativa la nascita di una civiltà globale. Ma qual è stata l'unità di materia e di coscienza? Che nasce da una percezione unitaria di noi stessi, da una coscienza globale del nostro essere e dell'esistenza in cui viviamo. Di una scienza con un'anima che ci permetta di comprendere la nostra Terra come sistema intelligente, in cui ogni organismo vivente, come noi in questo momento, si scambia informazioni e rispondiamo con un paradigma olistico, un modello basato sul paradigma olistico è quella maniera di vedere le cose, che sono più realistiche, sono più adeguate al mondo reale intorno di noi. Il mondo è integrale, non può essere frammentato. Il mondo è una totalità della sua parte ecologica, sociale, culturale, politica, economica. Noi siamo dentro di un sistema integrale, quasi una paradigma politica. La risposta al paradigma che abbiamo visto negli ultimi decenni è un cambio da una visione meccanicistica frammentata, materialistica, riduzionistica, a una visione olistica, ecologica, sistemica. Due dimensioni inscindibili, l'ordine implicato e l'ordine spiegato, concetti paralleli alla res cogitans e alla res extensa di Cartesio. Per fare
pertanto verso una visione unitaria, dobbiamo comprendere che la materia è energia e che la coscienza è informazione. La grande sintesi è realizzare che tutta la nostra realtà è un'unità di energia informata. La vita unisce la materia e la coscienza, Yang. Ma non sono una madre separata dai figli. Noi siamo un'unica cosa. Voi siete parte di me. Elementi indispensabili e inseparabili di un fantastico sistema di legge. Quindi ricordate che la coscienza che percepite negli occhi di ogni singola creatura, dalla più evoluta alla più piccola,